Oggi in Via Novelli, doppia presenza, doppia bella presenza, abbiamo con noi Marina Graziani e Cristina Quaranta. Prego! Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Che bello! Scusate le spalle! Esatto! Ma che bello avervi qui e noi, lo diciamo! Ma che belli voi! Facciamo loro, perché... Mamma sì, esatto, loro, la gioventù. Bella gioventù, bella e brava. Il nostro anche, futuro. Sì. Anche un po' il presente, perché ormai certo. Ci hanno già un po' scalzato. Ve li presento però, non uno a uno, anche se potrei farlo. Ma sono i ragazzi e le ragazze del Turoldo di Zogno e della Trace di Bergamo. Loro da una settimana sono con noi, hanno fatto, ci sono anche i cameraman che fanno, vediamo lì ad esempio, diamo il microfono al cameraman. Bravi. Diamo il microfono. Mi raccomando, non troppi primi piani stretti, ecco, allora. Vediamo, dopo anche tanto che vediamo il microfono, come qualche indicazione al cameraman che vuoi dare? Marino? Non troppi primi piani stretti, quelli sono a voi che siete giovani e belli. No, scherzo. E belli che bene. Come ti chiami? Nicola. Ciao Nicola, tra l'altro il regista si chiama Nicola. Sì. Perciò vi dite Nicola Vicenda. No, io non ho mai parlato. Cosa una dice settimana Nicola? Non ha mai parlato. Dice, mi raccomando, falla stretta stretta, Marina. dicono parolacce in regia mentre parlano così oppure stanno tranquilli? Dai. Si arrabbia ogni tanto. Con me, dice qua, quel conduttore non capisce niente. Sì, tutto il tempo. Vedi, allora è lui. No, perché pensavo che magari non stesse bene, invece sta bene Nicola, meno male. Grazie mille Nicola, ti lasciamo al tuo lavoro, con un lavoro delicato, perché abbiamo belle presenze qui. Hanno fatto però anche altro, dei video, li vedremo, e poi delle presentazioni. Cominciamo Marina e poi avremo Cristina. Perfetto. Okay. Che fa anche rima, Marina e Cristina, me l'ha messi così, non sbaglio. E anche sbaglio. Con Belina, giustamente, con no? Beh, certo. Siamo molto anche curiose. Siete curiosi? Certo. Cominciamo da Marina, una social card, non sono sì? dei soldi che ti danno, ma è la presentazione, attraverso okay. i social. L'identikit. L'identikit attraverso i social. Tu ne usi i social, Marina? Sì, ormai un po' tutti. Ormai chi non li usa. È vero. Li vediamo insieme, cominciamo a vedere quello di Marina. Vai! Marina Graziani nasce nel 1977 ad Imperia. Oggi è uno dei volti di QVC, ma la sua carriera televisiva iniziò con Ho visto le stelle, trampolino di lancio per diventare velina di Striscia la notizia, da cui è uscita molto snodata. Il suo obiettivo? Essere sempre in buona, anzi ottima forma. Segue un'alimentazione sana, anche se si concede qualche sgarro, e cura il suo corpo permettendosi addirittura dei bagni d'oro. Ha aperto un blog, My Passion Fit, dedicato alle ragazze che mirano a raggiungere la sua bellezza seguendo i suoi consigli di fitness. È amante di piloxing, jogging e competizioni come la Sahara Marathon, ma riesce anche a ritagliarsi dei momenti di relax praticando yoga. Grazie a questi esercizi si mantiene in forma e sempre in sintonia con il proprio corpo, protagonista di molte sue foto postate sui social, da cui si può notare la sua passione indelebile per i tatuaggi. Commovente è la sua vita sentimentale, il suo cane Zoe è il suo complice perfetto di coccole e relax, insomma molto meglio di un marito. Una domanda? Certo, Cristina, ma non ho capito, posta. Ma loro cosa fanno? Raccolgono tutti insieme tutte le informazioni? Le informazioni, scegliono, guardano prima cosa avete sui social e certo. poi creano proprio una social card. Ma loro, Letizia, Paola, hanno tutto un protocollo che insegnano, perciò stanno... Posso dire che sono stati veramente molto bravi. Bravi. Io che ormai la conosco da 20 anni. Hai scoperto qualcosa di nuovo, Cristina Di Marino, oppure... Era solo un identikit perfetto a Era un identikit perfetto. Verosimile, sì, assolutamente. Sì. Paolo, vuoi spiegare meglio di me di come io abbia fatto la social card, come avviene? Ma la social card è proprio un lavoro innanzitutto di sensibilizzazione a come noi abbiamo una social reputation ormai all'interno dei social, ovviamente. E quindi invece che fargli la ramanzina su cosa devi postare, attenzione, dicendo, con questo lavoro li sensibilizziamo e facciamo
in qualche modo capire, in maniera un po' nascosta, però credo che abbastanza evidente, che quello che postiamo poi va a definire la propria identità. Cioè abbiamo usato pubblica. Marina e Cristina come capi. Esatto, noi sì, siamo in questo modo per sensibilizzare appunto rispetto a questo tema che ormai è abbastanza urgente appunto. Tra l'altro non ho detto che sono stati Luis, Giulia e Sara a farla, ho aspettato perché poi se non ti piaceva non volevo no, invece adesso no, è andato. No, no, perciò. Complimenti a loro. Complimenti. Facciamo così, volevo aspettare un attimo, vediamo che quella di Cristina. Ma sì, che, ma sì, dai. Che è curiosa, anche io sono curioso. Adesso vediamo un po' più di nudità secondo me. Ah però, allora devo vederla prima. No, l'hanno fatta Asia, questo posso dirlo, Asia, Lucrezia, Anna e Valerio. Si è scelto foto di nudo Valerio. Dove è Valerio? Se vediamo ecco, se devo picchiarli o... L'uomo che rimorchia con la felpa rosa, te lo dico. Lui ha una fidanzata che si chiama Melissa, però tende a nasconderlo, ma ha una passione segreta per Sara, che è alle sue spalle. Qual è Sara? Sara è dietro. Quella che è dietro, spalle. Ok. Ragazza, okay. Sara, Beh, so. Direi. Perciò, se hai scelto foto, se puoi andare subito e strappargli la picchiarlo. Felpa. Picchiarlo, ok, va bene. Vediamo allora la social card di Cristina 40. Cristina 40, romana, classe 1972, dimostra sin dalla tenera età di avere una predisposizione per il mondo dello spettacolo. Mette in buca così il suo primo lancio televisivo tra le ragazze di Non è la Rai, passando poi al bancone di Striscia la Notizia. Non c'è un tiro che non vada a segno e Cristina, da piccolo schermo, sbarca al cinema. Ama lo sport e trascorre gran parte del suo tempo all'aria aperta in ottima compagnia. Doveva per forza esserci un moro in famiglia a fianco di una velina bionda. Il suo successo più grande è la figlia Aurora, che le ha dato la spinta per visitare il mondo. Cene tra amiche, segni indelebili, amore per la Roma e passione per i felini fanno sentire Cristina una vera regina. È stato bravo allora! Ha fatto una selezione accurata. Brava, mi sa che l'ha curata. Molto accurata. Asia Lucrezia. Asia, tra l'altro Asia gioca in porta all'Atalanta, è una giocatrice di calcio. Se hai una scarpa lei porta solo Nike, noi facciamo pubblicità gratis. Ma sta sempre gratis, più crescendo il calcio femminile. Sì. Io ho intervistato... La Bolsena della Juventus, e quindi sì, mi ha detto insomma c'è stata una bella evoluzione anche al femminile, viva le donne anche negli ambiti un po' più c'è come il calcio. Ho visto qualcuno ha detto non è uno sport per signorine, sì. È stato subito fustigato. Beh, però hanno fatto bene le ragazze, la squadra, sì, io sono allora, per le donne. Sempre. Dire complimenti anche ad Asia. Allora, cominciamo da Marina. Marina, hai detto bene tu, hai intervistato, cosa fai adesso Marina? Principalmente sono in ostaggio dentro le reti di QVC Italia, che è questo canale di vendite di shopping americano, che esiste in Italia da 9 anni, per cui siamo in diretta dalle 8 della mattina fino a 1 di notte. Per cui c'è un turnover, un po' di presenter, io sono tra le ultime arrivate. Siete delle macchine da guerra, nel senso che so per chi la diretta insegna lì. Tanto, Giorgio, molto, la diretta molto, è proprio molto. Impegnativa. Siete performanti, sapete, poi tutto funziona, proprio l'americana in quel caso, noi siamo un po' più improvvisatori. Dovremmo prendere un po' più esempio, perché io dopo tanti anni anche di televisione devo dire che ho dovuto fare proprio un reset e imparare un metodo nuovo, soprattutto in termini di vendite, quindi ci hanno fatto una formazione accurata, non è così facile come sembra, non soltanto per la diretta, dobbiamo fare tutte le call to action, conoscere tutti i prodotti di differenti categorie merceologiche. Quindi poco cos'è una call to action, cioè, la chiamata all'azione, cioè per loro la comprare. Conoscono perché sui social c'è anche c'è quello, la no? La call to action, quindi. Quando tu fai lo swipe up, quella è la call to action. Perciò chi ami a fare qualcosa. Bravissimo, quindi inizi, parli, c'è una parte più emotiva, anche di coinvolgimento del pubblico e poi però lo devi richiamare all'ordine per la vendita, giustamente. Perciò sei passata, diciamo, da un ruolo un po' più passivo, nel senso appunto dalla velina, a invece un ruolo attivo, perché lì sei il protagonista, devi... Sei proprio, sì, presente. E poi ribadisco, la diretta è comunque non è facile e di ogni prodotto è vero che poi tu sei accompagnata dall'esperto del prodotto che viene chiamato il guest l'ospite. Esatto, però comunque devi avere consapevolezza un po' di tutto quello che... E cosa ti piace più, come ci sono le borse, gli accessori? Io sono sì per la moda, accessori, calzature, mi piace scarpe, proprio il mio perimetro, sì. Ma anche lo sport, quindi mi mettono spesso e volentieri a fare le dirette su magari attrezzi o prodotti sportivi. Ma avete un obiettivo da raggiungere anche quando siete sì, lì? Sì, e li mettono altissimi. Noi non siamo calcolati a audience, quindi non c'è un pubblico che viene valutato all'ora. Noi siamo un costo al minuto.
Quindi tante volte quando noi ci perdiamo in chiacchiere per loro perdono soldini, perché perciò sono proprio potrebbero vedervi 10 milioni di persone, a loro non interessa, ma 10 persone che comprano sono bravissimo, loro target. Bravissimo, è esattamente centrato il punto. Pensiamo come esperta anche per noi. Insomma. Call to action, papà. Pam. Sì, alcune di queste cose noi proviamo anche a raccontarle ai ragazzi nel momento in cui fanno appunto i video. Questa della call to action, per esempio, è una chiusa necessaria, perché se uno dice va bene, bel video, però poi alla fine cos'è che mi chiedi fai di qualcosa fare? Okay. Perciò non è più quel bisogna social romantico, perciò metto così. Pubblico posto così, no? Devo ottenere qualcosa. No, deve essere efficace. Efficace. Cristina, tu invece cosa fai adesso? Ma io principalmente faccio la mamma di un adolescente di 17 anni e mezzo, per cui puoi capire. Coetanea. Ecco, ma avrei detto, prima di fare questa trasmissione 3 anni fa, ho detto, condoglianze. Perché ecco. Adesso che faccio questa trasmissione dico, ah, che bella, che fortuna che hai, perché ho scoperto... Ho scoperto quanto sono in gamba, non lo dico per loro che poi sennò tanto mi fisco, ma tanto decidiamo noi i voti, poi decide Paolo. Vi ricordo, siete in ostaggio di Paolo che poi mette i voti. Ma guarda, a me sarebbe sempre piaciuto avere un figlio maschio. Mi è capitata una femmina. Che si chiama? Un'altra storia. Aurora di una bellezza. I ragazzi state calmi, mi raccomando. Ragazzi, che tu stai molto, calmo. Molto carina, molto sveglia. Gnocca, si può dire. Caratterialmente è la mamma. Come te. Sì. E perciò più timidina, però insomma al suo e bel carattere. E tu invece, Cristina, a 17 anni? Io a 17 anni lavoravo. Già. Sì. Domenica Inn. Ah, subito, eri era una, come Shirley Temple della... Cioè tu prima di Non è la Rai hai fatto Domenica Inn? Sì, per 2 anni, per 2 edizioni. Cioè mi stai dicendo che se fossi nata adesso saresti nata in un reality e saresti stata partorita già in televisione? No, diciamo che se nel lontano 89 ci fossero stati social, io a quest'ora ero miliardaria. Anche sei nata la parte sbagliata. Siamo purtroppo arrivate in ritardo. E come avete fatto invece? Entrambi, lo chiedo a Cristina, poi lo chiedo anche a Marina. Questo è il gancio per arrivare in quel mondo, perché non era facile, no? C'è stato un modo, nel belle mio caso donne, è stata veramente stato destino, credo. Accompagnavo mia cugina a fare un provino per Domenica Inn, voleva che qualcuno l'accompagnasse, io ero abbastanza estroversa e quindi... Ma funziona così? Cioè si accompagnano i cugini e poi si viene scelti? Non solo sono stata scelta, ma lei non è stata scelta e non ci siamo più né viste né sentite. No. Cioè, io ho una cugina carnale, sì. Dai, ma non possiamo fare un appello, così Via Novelli serve a qualcuno. Ma ormai come si chiama? Si chiama Viviana. Dai, Viviana, non Viviana Previsa, ma no, Miriana. C'è rimasta male, perché io non c'entravo nulla. Facciamo un appello, Viviana. Ma dai, facciamo la pace. Perdonami. Non è stata colpa mia. Guarda la pura telecamera, tanto, e di Viviana, non è stata colpa mia. Vieni in Via Novelli, ti ospitano e diventerai la star di Via Novelli, magari. Cosa fa adesso Viviana? L'hai proprio persa di vista? Non so. Fa la mamma. Fa la mamma, come te, in questo. Sì, va sì, bene, perciò è destino. Tu invece, Marina, come... In realtà io ho fatto un provino, un passo indietro, sponsor, si può dire? Certo, dell'Algida, tra le cornici Algida al Festival Bar. Dopo andiamo su Striscia la Notizia, però lo sai, è vero, pubblicità occulta. Però non è pubblicità occulta, perché la pubblicità occulta è ti pagano e tu fai finta, noi invece noi la dichiariamo e non prendiamo i soldi. Cioè credo che possiamo andare su Striscia la Notizia, per esempio di grande chiarezza. Una fornitura di cornici Algida per tutti, per un anno. Per un anno, okay. Grazie adesso. E praticamente facevo questo intervento al Festival Bar, che c'era anche l'applausometro, la gara di ballo, eccetera, per questo sponsor. E lì c'era anche l'allora coreografo di Striscia, per cui mi ha segnalato Vincenzo Ariemma. Saverio Ariemma, scusami, sono passati 20 anni. Tu ricordi? Tu poi con i nomi. Cioè, il coreografo. Lei con i nomi. Saverio Ariemma, scusate. Giorgio. Ma quante volte te l'ho chiesto? Prima di cominciare, ma che ti chiami tu? Come ti chiami? Piuttosto di sbagliare. Gabibba, no, Giorgio. E perciò quello che fa i balletti, quei balletti che si fanno. Sì, proprio le coreografie, eccetera. Per cui da lì stavano cercando la bionda da tempo, perché la mora, che era allora Roberta Lanfranchi, l'avevano trovata già 4 mesi, e io sono arrivata proprio con l'ultimo colpo di coda, ma con una fortuna incredibile, perché essendo liguri di nascita, Antonio Ricci è ligure e molti di quelli insomma che lavorano nella redazione clicca, sono tutti liguri, quando hanno sentito che ero di Imperia ha detto proprio così: Belin, la prendiamo. Belin. Ma ti parli di Imperia Imperia, sei o di qualche paese vicino? No, Imperia. Complimenti. Anche se l'ospedale è a metà tra Porto e Oneglia. E Oneglia, insomma, esatto, perciò sì, da quelle parti, proprio in mezzo, sul fiume Impero. In una notte buia e tempestosa. E all'epoca il nostro direttore di rete
Oggi sindaco di Bergamo. È vero, è gore. Grande Giorgio tutto, Lori. Tutto torna, è tutto il grande... È tutto tondo. Tutto, è vero, tutto tondo, tutto torna. Ma visto che abbiamo anche un giubbettino da caccia di Cristina che è un po' caldo, facciamo, ci fermiamo un attimo, così facciamo prendere fiato. Prima perché che... sto andando in menopausa, secondo me. Non dire mai che sono già in andropausa, da poco, meno male qualcuno lo dice. No, ma qui fa proprio caldo, tranquillo, non è quella. Va bene, tra poco torniamo ancora con voi, Via Novelli, tra poco. Tornati tra un po' le domande dei ragazzi, abbiamo sempre Marina Graziani e Cristina 40. Tutti si aspettavano, speravano che si spogliassero, si è spogliato, ma non fatto. Ti ha tenuto soltanto. Avevi quei 6-7 strati di lana. Silenzio. Lana. Tra l'altro mi dice il microfonista che hai le magliette della salute. Sì, l'ha detto lui, no, la mia. Vedi? Però, Giorgio, non ti parlo più. Cristina, però ti devo far... hai un erede. Perché hai un Irene alle tue spalle, che ha la super qualità e non abbandona mai la canottiera. Certo. Mai la canottiera. Ma anche mia figlia, vedi? Che vedi? Ha, voglio dire, alla tua età... porta la canottiera. Vedi, della salute, la canottiera, certo. Sì, come una zona d'oro, brava. Si può mai sapere. Non è che sei... così vecchia. No, io non l'ho detto. Detto io, l'ho detto io. Io ti volevo chiamare Cristina 30. Magari. Ma tra poco parleremo con le vostre domande. Abbiamo preparato, hanno preparato, pardon, un video. Qui è più su Marina, perché so che a te piace molto fare lo sport, vero Cristina? Sì, tantissimo. Adoro, adoro correre. Mi dà una gioia, una soddisfazione. Però siete amiche. Molto. Come mai siete così amiche? È una bella cosa, l'amicizia femminile così... si vede proprio, non è perché che siete qua a recitare. Molto, perché noi siamo per tanti versi, noi siamo molto dirette, schiette, sincere, per cui ci siamo trovate dal primo momento in cui ci siamo conosciute, ormai 20 Qui sono passati fa, mamma tanti, decine di ospiti, però una cosa del genere davvero, un'amicizia così... si vede anche nelle pause, non soltanto quando si accendono le telecamere, la televisione diciamo sempre finta, ma tutti sorridono. Giorgio, noi cerchiamo di contenerci perché siamo ancora un po' di più. È lei che contiene me. Se fosse per me andrei proprio a fatto le raccomandazioni in macchina, ho detto cioè, mi raccomando. Non dire parolacce. Quella è romana verace, no? Perché è 20 anni che vive a Milano, c'è ancora questa Roma nel cuore. Anche le altre raccomandazioni che hai dato a Cristina? Quali sono state le altre raccomandazioni che hai dato per venire qui? Di darmi la mano se dimentico delle cose, perché ho una memoria pessima. Che le faccio così e deve rispondere lei. Quindi beh, questo. Allora vediamo il video per Maria, che se la ghignano proprio. Un video sul. Scusate, Paolo, il video. Sul fitness. 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 Oh, bene. Ecco. Bene, vediamo. Qui abbiamo fitness e fitless, cioè senza fitness. Bravo, tra poco, vediamolo. Lo so che anche tu come me preferisci stare sul divano piuttosto che andare a fare una bella corsetta, ma lo sai che facciamo parte del 72% della popolazione italiana che non pratica attività fisica? Questi dati sono allarmanti perché l'attività fisica è un elemento essenziale per il benessere fisico e psicologico della persona. Fare movimento contribuisce a rinforzare muscoli, ossa, articolazioni e a ridurre il rischio di malattie cardiache. Allontana lo stress e l'ansia, i nemici che la vita quotidiana ci procura. Abbiamo abbastanza evidenza che addirittura 7 ragazzi su 10 a 13 anni non praticano più attività sportiva per due motivi. La prima è perché non l'hanno mai praticata, perché non hanno tempo, quindi c'è una problematica organizzativa da sistemare. A monte invece c'è un altro problema, che è quello del drop out sportivo, cioè dell'abbandono dello sport, perché tendiamo a vivere lo sport nei bambini semplicemente in maniera agonistica. Questo cosa comporta? Che i ragazzi meno performanti tendono a essere insoddisfatti, a sentirsi incapaci, quindi essere messi in panchina, e questo porta a un esplicito rischio di abbandono. La strategia? Bastano 150 minuti a settimana di movimento. Per raggiungere questo obiettivo basta davvero poco, pensateci: andare a scuola e al lavoro in bici o a piedi, fare le scale anziché usare l'ascensore e convertire parte del tempo spesa sul divano in una bella passeggiata all'aria aperta. Secondo me è molto importante, perché quando arrivi anche
a una certa età, se non fa niente di sport, la pancia aumenta e questo sicuramente non va bene per la salute. Perché ti scarica anche psicologicamente da tutte le tensioni, dunque migliori anche la tua vita. Aiuta, libera la mente e fa bene anche al fisico. Quindi, cari italiani, se non vogliamo prendere la forma del divano, alziamoci e andiamo a fare attività fisica per ritrovare la nostra forma. Vi aspetto! Non è diventata rossa, lo dovete, guardala, tranquilla, sono i faretti, tranquilla, complimenti, a parte un po' la lieve cadenza, un po' brembanina, però per il resto c'è, può essere... Come si chiama? Lodovica, con la O. Lodovica? Con la O, mi raccomando. E tu che sport pratichi? Abbiamo un microfono, abbiamo un microfono, no, tranquillo, cioè, abbiamo tutto preparato. Io pratico sci, ma non a livello agonistico. Che brava. Cioè, come passatempo, quando ho tempo, vado a sciare. Ah, non vai a scuola con gli sci? No. Una volta. Quindi solo 6 mesi all'anno? Gli altri 6 mesi cosa fai? Dormi? Esatto. Ai, si riposa per ricominciare. Esatto. Se vuoi c'è anche Lucrezia, che è anche Lucrezia con la U. Lucrezia, che sport? Diamo il microfono. Chi sono Lucrezia? Gli sportivoni di questo gruppo? Lucrezia fa ginnastica? No, ormai non la faccio più. Cane abbandonato. Due X. Che zoppano. Poi? E basta, cioè non faccio più niente in realtà adesso. C'è altri sportivi qui? Ne abbiamo qua? Qualcuno che proprio... Beh, Atalanta abbiamo detto prima, che c'è chi fa sport agonistico. Di voi invece c'è qualcuno che fa sport? Calcio, niente? Tu? Ah, solo tu fai calcio. Diamo il microfono. Lui. Ma cosa importa? Così quello più... No, in attacco. Ah, in attacco? Ma non a livello agonistico. Ah, che livello fai? C'è l'oratorio? Sì, praticamente. Ah, tipo quel livello lì. Marina, lo possiamo considerare? Ma certo, perché è giovane, quindi ha tutta una strada davanti, però qua sono proprio pochi che fanno sport. Invece loro, di fatto, ti chiedono, ma come mai a te ti è venuta questa passione? Allora, la prima frase che di solito, con la quale di solito rispondo è questa: ci sarebbe una criminale in più in giro se non facessi sport, primo. Perché ti scarica la tensione? Sì, sì, perché a parte il fisico, che comunque noi tutti ci teniamo, eccetera, eccetera, io non amo le diete, per cui sono una che si siede a tavola e vuole mangiare di tutto, odio le privazioni. Il fatto poi di fare sport ti fa stare bene non solo esteticamente, ma proprio ti ripulisce la testa. Noi siamo spesso carichi di nervosismi, di stress, di tante situazioni anche emotive che veramente si sbloccano andando a fare un'attività fisica. Io, dopo che ho fatto sport, veramente sono un'altra persona, e quindi quella parte lì motiva poi tutta la voglia di fare, anche quando sono un po' più pigra. Poi io amo la corsa in particolare, che non è leggenda, crea dipendenza, perché comunque tu, se per un po' di volte non vai, ti senti proprio insofferente, ti senti come costretto dentro il tuo corpo. Infatti è una dipendenza. Volevo sentire il vostro onore. Ma è una bella Sentiamo dipendenza. Io allora abbiamo fatto alzare le mani chiedendo quanti fanno sport. Magari se facciamo alzare le mani quanti fumano, magari sono molti di più. È una bella dipendenza. Quanti fumano? Quanti fumano? Non lo diranno mai, perché ci sono magari genitori che guardano, quanti, può dire. Se si potesse fumerebbero, e invece non fumano, a casa non fumano, ma però se potessero fumerebbero. Ma anche tra i giovani fa figo essere in forma, avere comunque un obiettivo anche sportivo, stare bene fisicamente. Cioè, io credo che veramente lo sport sia una di quelle medicine migliori. Per te è uno sfogo? Lei quando è nervosa mi telefona: Madonna, Cria, una carogna. Ma in che senso? Ma che caro? Cosa gli è venuto? Non lo so, caro. Lei usa sempre questo termine, una carogna. Dico: ma cosa è successo? È successo una cosa? No, Cri, però sono 5 giorni che non mi alleno. Non mi alleno, devo andare un po' di giorni. La miseria. È una vita io che sono così, mi dici te. Ma faccio oppure una bella vacanza insieme, porto le mie robine da palestra, sì, lei mi fa portare anche a me. Ma no, io devo per forza. E tu, Cristina, proprio mai invece? Cioè, ma io ero una grande sportiva. Io ho fatto tanto sport, ma ti parlo di 20 anni fa. Ho fatto di tutto. Adesso ed ero anche abbastanza bravina. Lei è tignosa. Ti innervosisce adesso fare sport? Non è che mi innervosisce. A me piace mangiare, ragazzi. La cosa più bella. Cioè, a me piace cucinare. Qual è il tuo piatto preferito? Che cucini meglio? Lo dico io. Va bene? La parmigiana, è stupenda. La parmigiana. No, lei è la numero uno. Batte mia madre per dire questo. Ma cosa fai? Batto anche la mia. Gli ospiti, non diamo soldi agli ospiti. Ma che farli venire con qualcosa? Con la schigetta. La parmigiana. Guarda, se l'avessi saputo te l'avrei portata volentieri. Cavolo. Poi mi piace friggere. Infatti poi metto un turbante in testa mentre frigo, perché poi dico, no, mi puzzano i capelli di fritto, uno schifo. Guai, tua figlia, guai, non si può. No, mia figlia entra in casa: mamma, cosa stai facendo?
cos'è questa puzza? Dico, però mi sto preparando le melanzane alla parmigiana. Ah, ok, va bene. Solo quello ti consente. Sì, una delle domande che hanno preparato loro così, vediamo, con Cristina, che significato ha la pistola che hai tatuato? Ragazzi. Si può dire? Sì, certo che si può dire. Speravo allora, di no, così mi piaceva quelle in cose. In realtà... io non invento, mi piace inventare, sono sempre molto abbastanza molto... il quesito era questo. Ho avuto una brutta esperienza, un amore finito male, e siccome ho sofferto molto perché la sofferenza è venuta comunque da una cattiveria gratuita nei miei confronti, e secondo me non è giusto, una persona può soffrirci perché d'amore si soffre, ragazzi, ve lo dico, mettetevelo bene in testa. Per voi adesso siete all'inizio, i primi amori, i primi innamoramenti, così. Fidatevi, ma fidatevi fino a un certo punto. Dovete sempre comunque amare voi stessi prima di amare gli altri. Questo è fondamentale. Io alla bellezza di 47 anni, purtroppo ad oggi, devo dire che ci sono caduta di nuovo, quindi ho sofferto molto d'amore, ho convissuto per 3 anni, tutti insieme, lui aveva figli, io con la mia, tutti adolescenti, insomma facevo la mamma di questi 3 figli. Un figlio di ospite che sembrava la cosa. Sì. Sì, potrebbero fare un film sulla mia vita, ma comunque. A un certo punto quindi ho sofferto talmente tanto per questa fine relazione che ho pensato o lo ammazzo e mi compro una pistola o me la tatuo. Siccome ho una figlia e ringrazio Dio per questo, perché ragazzi, se non avessi avuto una figlia probabilmente avrei acquistato un'altra criminale in giro. Un'altra criminale in giro. Sempre lì. Quindi ho pensato, no, sono una mamma e mia figlia ha bisogno di me. E quindi mi sono tatuata la pistola, perché ogni tattoo ha sempre un perché, un suo significato. Se avessimo 7-8 ore potremmo farlo raccontare anche a Marina, perché esatto. Ne ha un po', perché poi sì, io avrei detto non ne ha più. Mi sono fatta prendere la mano. Sì, lei si è fatta un po' prendere la mano. Ma tra l'altro sarei anche andata avanti sulle braccia, no, altrove, ma poi lì rischiavo la disoccupazione. Perché in questo rientro poi io in gioco, cioè? E dico non esagerare, perché io sono un po' la sua mamma. Cioè lei ti sprona da un punto di vista, sì, e tu la sproni dall'altro. Sì, sì, sì. Altra cosa per Cristina invece, era la figura più imbarazzante che hai fatto. La figura più imbarazzante. Ma sai che non... Non hai fatto figure imbarazzanti. Dovrei chiederlo io? Sì, Maria. Oddio, allora adesso mi comincio a preoccupare. Allora, in realtà uscivo con questo ragazzo... Ah, pensavo che era nei miei confronti. No, okay, no, okay, non con te. No, okay. Perché pensavo che era Cristina, generale. Una sua. Ah, no, pensavo... Ma tu, bene. Ah, non ci basta una figura imbarazzante, no. Che chi prendiamo, prendiamo. Raccontala tu, no? Io devo dire che non... No, non... No, tranquillo, stiamo a Marina allora. Marina, qual è la tua figura imbarazzante? Allora... Praticamente uscivo con questo ragazzo da un mese, faccio premessa che poi siamo stati insieme un anno. Usciamo questa sera. Che è già tanto! Che è già tanto, esatto. Per me è abbastanza. E, a un certo punto mi riaccompagna a casa e mi sento un po' strana. Appoggio la testa sul petto e dico: non mi sento molto bene e svengo. Peccato che, e tra l'altro avevo anche la gonna, mi sono fatta la pipì addosso. E da lì questa cosa non la sapevo nemmeno. Questa è una gran confidenza, siccome siamo tra amici. Certo, ecco. quindi abbiamo già problemi di incontinenza. Almeno lì era la menopausa. Anni e anni fa. E tant'è che io, ogni volta che adesso mi sento magari la pressione bassa e mi sento un po' a svenire, vado subito a far pipì. Perché ti immagina succedesse esatto, qui. Qua. Cioè, se svengo, fa un po' catino, principessa, però farmela addosso, no? Ma sì, è stata una bruttissima figura. Come poi non ti sei più frequentato con quella? Per un anno siamo stati insieme. Ma prima o dopo il fatto? Dopo. Dopo? Lui è stato un signore. Certo. Io sono scappata piangendo. Gli avrei fatto pena, poverino. Lui voleva lasciarti già quella sera lì, ma non riuscivo a dire, ma come Fausto che ha fatto la pipì con me. Beh, comunque hai fatto qualcosa di molto mi intimo con lui. Mi posso assicurare che, insomma, raccontarla fa ridere, per fortuna, ma viverla è stata una roba orrenda. Ma come, perciò tu adesso sei single? Sono felicemente single. Single. Beh, adesso felicemente singola, una stronzata, ragazzi, non è proprio così. Diciamo. Diciamo che però ho un bel rapporto con me stessa. Per cui quando ho voglia di stare per i fatti miei, me ne sto in casa, mi guardo le mie belle serie su Netflix, divano, copertina. Non so. Tazza di brodo di carne, tristezza infinita. Un bicchiere di rosso si può dire. No, sai che io non bevo tantissimo. Se ho voglia di uscire, ho tantissimi amici, selezionati negli anni, ragazzi. Selezionati negli anni. Perciò vi ho detto, attenzione che in amore si soffre, poi bisogna selezionare gli amici. E no, è ancora... È,
più importanti, dire amare se stessi prima di amare gli altri. Di tutto. Prima non di tutto. Fate, non dovete mai essere succubi della persona, dovete essere voi stessi, non cambiate il vostro carattere per far contenta la persona che sta con voi. Assolutamente no, voi dovete essere voi stessi. Se poi piaccio per quello che sono, bene, se no ciao, amen. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro. E Marina, tu invece sentimentalmente come sei? Io sono in cerca di un delinquente, no scherzo. No, anch'io sono single ed è il periodo più lungo della mia vita senza neanche magari qualche frequentazione, per lungo intendo da più o meno febbraio. E per quello che è d'accordo con Cristina. Sì, ho avuto degli urti importanti l'anno scorso e insomma gli anni precedenti, per cui forse e ho sempre messo abbastanza ravvicinate le persone, una relazione, una frequentazione, invece ho proprio avuto bisogno di fermarmi e infatti casualmente la mia vita è un po' esplosa. Perché ho veramente dedicato un po' più a me le attenzioni, senza interferenze, senza essere magari anch'io contagiata, perché poi io quando mi dedico a qualcuno lo faccio a 360 gradi, però alle volte si rimane travolti. Scrivono i ragazzi che da un post intuiscono che tra te e Gianna Tani c'è uno stretto legame. Come l'hai aiutata nella carriera, televisiva? Come... Ma in realtà lei è dei nostri anni, cioè è lei che ha scoperto tutta una serie di persone, personaggi che ancora oggi vediamo in televisione. Era un'altra TV. Era veramente un'altra TV. Da che c'è stato questo avvento dei reality, purtroppo la qualità è scesa immancabilmente, non investono più pazzesco. Nei talenti, nelle persone. Se non ci fosse il test non ci saremmo neanche noi ragazzi, no scherzo. Vero? Ma ci sta anche quello, ma non solo quello, certo, perché poi sfruttano le persone per un anno o due e poi tutti a casa, per cui il consiglio che io do a questi ragazzi in generale nella vita, tanto più se si scelgono lavori come questi che sono un po' più variabili, molto variabile. Avere anche il piano B, avere il piano C e anche il D, perché se ti fissi che vuoi fare solo questo, chi davvero ci vive, ci campa e per una vita li conti ormai sulle dita delle vorrei chiudere incerto. Proprio su questo aspetto, sei d'accordo Paolo, proprio su questo aspetto del lavoro, dell'occupazione, delle aspettative che si hanno, delle delusioni, delle capacità. Ma guarda, io ancora adesso che lavoro in QVC, che poi sono tornata un po' in televisione ma senza neanche averlo cercato troppo, io non ho questa mania di dover apparire per forza, anzi man mano che invecchio mi vedo sempre più rughe, mi dà fastidio rivedermi, infatti guardo a monitor, lo evito. Guarda. Sì, no, ma a parte gli scherzi, ora questa è, insomma, sono inezie. La nostra parola chiave qual è? Però mi si Paris, il filtro Paris, anche la mattina quando ti svegli, loro lo sanno, vero? Paris lo sapete, dai, è il primo filtro che si mette sopra alle stories. Scusa, ho i miei esperti, ho Beatrice, la mia esperta di fiducia, diamo il microfono a Beatrice. Paris è di default, va messo, è vero? Giusto. Sì, è il secondo. Cioè, no, il primo filtro che vedi dopo. Voi siete giovani e non ne avete bisogno, per cui magari i filtri ve li siete fermi ancora a Bergamo, ma tra un po' arrivate anche voi a Paris, tranquilli, non c'è problema. È un attimo, mille, Paris è dietro. È un attimo. Lei anche in questo mi... Io sono un'esteta. Mi piace, poi sono stata sposata a un fotografo, mi piace proprio il senso estetico di uno scatto, quindi al di là di correzione o non correzione, che ormai li facciamo un po' tutti, senza eccedere. A me molto spesso succede che posto delle foto, e mi chiama, oppure mia figlia subito su Instagram, che mia figlia è solo su Instagram. Come si chiama tua figlia? Aurora. Aurora. WhatsApp non lo usa mai, sei sempre col cellulare in mano, mi mandi un messaggio, non ti risponde mai. Dici, guarda questa, guarda che ragazzi, Cristina, vieni a insegnare al gatto a arrampicare. Però su Dai, ma come mai? Possiamo chiedere a loro. Però su Dai rispondono subito, Rispondono subito. Quindi Paolo ha la sua spiegazione, Paolo è un pedagogo. Ecco, quindi sì, che spiegazione hai? Perché quando mia figlia serve il cellulare, quando la chiamo non mi risponde? Non ho capito la domanda, non esiste. La domanda, uno risponde se vuole rispondere, punto, giusto? Ma perché non legge proprio neanche il messaggio, cioè il baffetto rimane grigio, neanche blu diventa. Non diventa blu perché magari gli si vede direttamente il messaggio quando compare come notifica e non apre per non farti vedere. Adesso poi mi ha tolto anche l'orario, che è una cosa che io ho detto, non devi mai togliere l'orario da Insta. Conflitti generazionali, sì, no, vabbè. Mamma, non mi stressare. Se vi dovessi chiedere, visto che il nostro motto è cresce chi impara, di concludere con dei punticini, cresce chi impara, puntini puntini, tu cosa diresti Marina? È un po' già stato espresso, forse nella vita privata impara a selezionare, questa è una cosa che ho fatto io penso sempre che ci siano buone intenzioni nelle persone,
per me un'anima bella viene prima di qualsiasi altra cosa, anche nelle mie scelte personali di amicizia o di compagni, non mi interessa, l'interesse veicola spesso tante cose e sempre di più in questo mondo. Io invece preferisco nutrirmi un po' di buoni sentimenti che, ahimè, spesso e volentieri fatico a trovare in giro, per cui selezionare. Selezionare. Tu, Cristina, invece? Cresce chi impara la consapevolezza che la vita è bella, è meravigliosa, ma è una, per cui bisogna godersela giorno per giorno, vivere giorno per giorno, perché oggi ci siamo, domani non si sa. Voglio consigliare a tutti voi di fare esperienze all'estero, ma vi prego, tornate poi in Italia, perché il nostro è il paese più bello al mondo. Cristina, vuoi dirlo a lui? Diamo il microfono a lui, perché la sua fidanzata è andata a Madrid. Ma va benissimo. E allora possiamo dirgli, e quindi sarà disperato? Appello, quindi è disperato. Okay. Come ti chiami tu? Simone. Simone, sei disperato, immagino. Sì. No, parlo poi più. Poi è andata a Madrid. Vi facciamo la domanda. Simone, sei disperato? Un sacco. Un sacco, insomma. Anche perché gli spagnoli è tanta roba. Siamo ancora più belli, no. Io punto sul cibo della mamma. Io punto sul cibo della mamma e della nonna. La tua mamma e la tua nonna, hai capito? Perché anche da questo punto di vista noi siamo le mamme migliori del mondo, ragazzi. Ecco, per quello che io non ho figli, perché sennò poverini. Ballo dire tu, Aurora. Adesso. È vero, noi mamme con i nostri figli, che ci ritocca. Insomma, se andiamo all'estero, 15 anni sono già. Un po' alla deriva, ma sono troppo piccoli. Marina invece lei vorrebbe, se avessi avuto i figli tu le avresti... ridevo e scherzavo sulla cucina, perché io ho un frigo con l'eco, tendenzialmente per me è vuoto, deserto. Il cucinare è riscaldare, cioè, quindi c'è solo un limone dentro che quando apre il frigo dice cacchio reghiude perché ho freddo, ecco, questo è il suo frigorifero, infatti viene a casa mia. Signori, pessima. Vediamo il micro, chi abbiamo? Sì, io voglio sentire loro. Vediamo chi ha fatto la social card tipo di Cristina, Asia, Lucrezia. Lucrezia, dov'è che abbiamo visto? Anna, dov'è Anna? Anna che non ti aveva visto tutta settimana. Tra l'altro gemella, che avete una boutique comune voi, visto che abbiamo fatto pubblicità prima all'Alge, esatto. Calvin Klein. Come mai avete scelto lo stesso look o stamattina sul bus avete detto... No, è una casualità. No? No. Tu hai fatto la social card di Cristina. Sì. Com'è dal vivo? Te l'hai rimangiata diverso oppure l'hai trovata uguale? No, un po' diverso. Cioè come? Cioè, nel senso che ovviamente dai social non è proprio la stessa. Cioè, la più stessa gnocca cosa. Sui social che qua vuoi dire? Ma che non puoi dirlo. Cosa? Eh? No, al contrario, no, al contrario, davvero, perché sui social comunque magari un po' le foto sfocate o così non si vede molto bene la persona che è, invece no. È più alla mano. Il posto poi sempre. È vero, vedi? Lei mi fa anche, da questo punto di vista, mi picchia tutte le volte, ma cosa hai postato? Perché io lavoro anche come ufficio stampa, eventi, il famoso piano B, C, D, F, no? Io non faccio Quanti solo... Quanti lavori fai, Marina, tu? Tanti. Differenzio il rischio. Vediamo l'elenco dei lavori di Marina. Possiamo metterli in fila? Allora, prima QVC. QVC. Che però in realtà è arrivato e si aggiunge al mio lavoro come appunto pubbliche relazioni, digital PR, quindi proprio mastico nell'ambito social. E mi viene un nervoso quando vedo un po' dei profili mal gestiti o quando a un cliente devi girare una foto che è fatta male. Gli errori che fa Cristina, quali sono gli errori, diciamo, più... Io amo lei perché lei è la persona più autentica e schietta che io conosca. Funziona, no, la schiettezza, però... Ma nei social ha questa sorta di bipolarità, o passa con luce dall'alto, che ve la sconsiglio, che è la peggiore, che fa vedere tutti i difetti, finita una corsa, quindi che fa vedere il peggio di sé senza filtri, a tipo Caspel. Cioè, dico, amore, rilassati di questi filtri. Quindi, non sai, alle volte c'è questa un po' bipolarità. Dottor Jack e Mr. Hyde. La mia unica bipolarità. Però se la vedete, l'avete vista e studiata magari appunto sui social, ecco. Sfido altri profili gestiti come il suo, perché è veramente molto schietta, è lei, è autentica, se ha da mandare a quel paese uno lo fa, non ha paura del giudizio, anzi spesso e volentieri. Posto delle cose. Ma ti ha penalizzato nella tua, diciamo, carriera, nel tuo lavoro questa schiettezza? Sì, molto spesso avrei dovuto contare fino a 100 e invece riesco ancora ad oggi a contare a 2. No, neanche 3, 2. 3 non è arrivato. Per cui sì, mi ha penalizzato... Ma visto che siete così genuine, avete capito lo spirito, il nostro spirito, noi vediamo una parte che è quella davanti allo schermo, certo. No? Perciò tutti i grandi network, ma dietro invece, come si vive? Cioè,
Penso che ambiente è quello che c'è in televisione, ma allora il vero dietro le quinte, quello proprio con gli addetti ai lavori, io lo amo, mi piace tantissimo, perché poi sono quelli che realmente fanno vivere anche un progetto, un programma, è un lavoro di squadra. Il dietro che non si vede mi piace un po' meno, perché io ho sempre detto amo questo lavoro, cioè, un po' meno l'ambiente, e purtroppo ci sono equilibri che vengono gestiti, ma questo vale per questo lavoro come per tante altre posizioni. Più sono alte, più sono ambite, più ovviamente ci sono persone che vogliono rivestire quel ruolo, e quindi vale tutto. Per me il vale tutto no, quindi anche questo sì, o comunque magari anche rispetto a come si pongono alcune persone. Sì, io, però questo succede in tutti i mestieri, diciamo che nel nostro è solo più amplificato, ragazzi. Ma quando eravate ragazze voi cosa sognavate di fare? Cioè quello che poi avete fatto oppure no? Ma quando eravate ragazze? Un salario. C'è l'altro ieri. L'altro ieri. Cristina, che maleducato, adesso la carico. Scusate un attimo. Come il gallo. Quando avevi 17 anni, cosa puoi immaginare? Io avrei voluto fare altro, io volevo essere un'insegnante di educazione fisica. Ma dai! Ma no! Sorpresa! Caramba, che sorpresa! Com'è che ridete? Giuro! Il destino ci ha visto bene, allora adesso vuoi solo mangiare. Vabbè, ma adesso... Volevi fare l'insegnante? Volevo fare l'insegnante di educazione fisica. E tu Marina invece cosa fare? In realtà ho avuto due fasi. La prima, volevo diventare campionessa di judo. Vabbè, perché chi non vuol diventare campionessa di judo? C'è qualcuno che fa judo qua? Nessuno, meno male. Poi... Tu fai judo? No, tu qualsiasi cosa, pure di Marina, facevi tutto. Chi sa cantare, chi sa la lingua giapponese, mi alza la mano. È vero, eh? Ma sa anche il giapponese, so perché anche è un po' contare. Giapponese. È giapponese! Dici qualcosa in giapponese? Andiamo al microfono. Te lo dico io. Vediamo, parlatevi in giapponese, via. Io so contare solo fino a 10. Beh, già tanto. Ah, però. Lei arriva fino a 2. Nel senso di... Prego, vediamo. Simpatico Giorgio, Zurellone. Eh? Molto simpatico Giorgio. Ich, ni, san, shi, go, roku, shiki, aki, ku, giù. Giù e su. Vediamo. Applauso. Applauso. Hai sbagliato la pronuncia del 7 ecco. Dell'8. No. Che sarebbe? Vediamo. Più shiki e hachi. Hazzi, ti devi far riprendere anche da un adolescente, anche tu. Però mi ha stupito o no? Ma come, fatto sapere il nome in giapponese. Grazie. Come va? Adesso vogliamo sapere il perché sai contare in giapponese. Al massimo sushi, potremmo sapere. Vorrei dire, ma magari ho avuto un fidanzato giapponese meraviglioso, invece no, ho solo fatto judo per un po' di anni. Io già che storia il giapponese, ma già ho capito, no? Magari. Magari. Un po' questo fascino orientale. Ma tu come, tuo padre è giapponese o tua madre? No, mio papà è italiano e mia mamma è giapponese. Si chiama tua mamma? Mia mamma Noriko. 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 E quindi tu sei bilingue di entrambi, italiano e giapponese? Sì. Wow, ah, che bello, è un dono. Ci parli in giapponese ma con la cadenza della vabbrembana? Cioè tipo... tipo, che bella trasmissione oggi è stata. Anzi, che belle ragazze abbiamo avuto oggi in trasmissione. Ecco, ti stai cominciando a riprendere. Vai, vai. Tanto non capiamo, tu dillo. Anche se ci mandi a quel paese non ce ne accorgiamo. Può anche inventare. Prova, vai. Kire na onna no ko desu ne. Sono stupendi. Posso fare io un'ultima domanda? Ultima domanda, poi chiudiamo. Ultimissima. Chi di loro vorrebbe fare il lavoro che abbiamo fatto noi? In TV. Perciò... O davanti o anche dietro le quinte, ma chi davvero è motivato e gli piacerebbe dopo una fare settimana questo percorso? Non mi sa nessuno perché avevamo provato cosa vuol dire. No, chi c'è qualcuno a cui piacerebbe? Beatrice no? Te no? Ma anche come camera, come... Voi due? Viola e Irene? Dai Irene, non parla, perché è la canottiera, non è che devi essere timida. Ce l'ha anche Cristina, su. Voi due vorreste? Ma in che ruolo? Davanti le telecamere? Microfono, brava. Se no, se vuoi farlo e poi non hai il microfono, perfetto. Davanti o dietro la telecamera? Che poi è il nostro modo di fare casting, no? Noi dividiamo. Certo. Chi sta davanti e chi dietro. Certo. Davanti o dietro le telecamere? Allora, questa settimana abbiamo lavorato... Io ho lavorato sia davanti che dietro. Le telecamere, perfetto. E mi sono piaciuti entrambi. E...
La timida quello Irene, quello che capita. La timida sì. Irene invece? Timida Irene. Sì. Tu? No. Ho fatto la regista con... Tanta roba la regista. No, sono stata aiutata parecchio, però mi è piaciuto. Perciò la regista potrebbe essere, bel regista femminile. Può sostituire Nicola. Bene, abbiamo trovato. Perciò l'anno prossimo Viola si siede qua e Irene si siederà e siamo a posto. Esatto, se cresci diventi regista, pensa a queste tardone magari. Beh, come tardone ormai. Un filmetto con la... Sì, faccio la nonna Lella esatto, io. Esatto, facciamo le nonne in un film. Ma la sorella. La sorella. Sorella. Va bene, grazie mille allora davvero di cuore. Grazie. Marina Graziani, Cristina 40, grazie a voi. Grazie a voi.